Siamo con Fata Zucchina. Si può dire che questo contest nazionale cucina con i fiori è una nuova frontiera del turismo qui in Liguria? Beh, innanzitutto è bello la sfida di partire dalla modalità di consumo, quindi rendere il fiore, il tema del fiore edibile, più accessibile a tutti grazie alle food blogger, quelle di oggi finaliste e tutte quelle che sono state coinvolte in questo contest, che è andato un pochino a bussare alla porta quello che noi mangiamo tutti i giorni, portando semplificazione e cultura. E poi è ovvio che i prodotti funzionano da bandiera, quindi perché Sanremo è Sanremo? Qui siamo nel regno, nella terra dei fiori, ma i fiori possono diventare un live contest per ciascuno di noi, quindi ben venga che dal turismo e dall'educazione alla sana alimentazione ci sia insomma un crocevia, un punto di incontro e che poi arrivi nelle tavole di tutti noi. La sala è pienissima, c'è un entusiasmo incredibile oggi. Sì, entusiasmo, direi anche tanta curiosità e questo va proprio a giocare sui campanili. Dicevamo prima turismo, queste tre blogger finaliste arrivano anche da territori molto diversi, quindi diciamo che Sanremo, la terra dei fiori, diventa un pochino anche il pacificatore di tradizioni diverse, chissà oggi ne creiamo una nuova. Ospite d'onore, lo Zafferano di Triora. Vuole dire qualcosa a riguardo? Lo scopriremo, in modo particolare è stato affidato a una delle tre blogger in gara e dire Zafferano oggi vuol dire tutto e nulla, cioè bisogna puntare molto sui localismi quando parliamo di cibo perché uno Zafferano diventa una sorta di mystery box. Oggi è questo il formato che è stato proposto alle blogger, quindi bisogna entrarci dentro e non si può conoscere lo Zafferano se non conoscendo qualcosa del territorio da cui è stato coltivato e dall'azienda che lo coltiva. Grazie. Ciao a tutti!